canta il Bugaski? Su un po' da voi. Vabbè, tanto al va giuntese insieme all'out, tutti i dì. Ma gli fa ruma. Vabbè, adesso ruma, Ruma. È il 1961. Sono passati 100 anni dall'unità d'Italia. La città di Biella, capitale laniera, si appresta a vivere il boom economico. Le fabbriche hanno attirato gente dalle regioni agricole più povere. In questo clima, dove il lavoro è la componente dominante, esiste, vive e si sviluppa un ambiente alpinistico di qualche valore. Niente di strano, in quanto le montagne sono proprio sopra alla città. Oropa è la gita classica fuori porta. Ci si va per ascoltare la messa, per mangiare la polenta concia o per fare quattro passi. Le auto vengono ancora messe a dura prova dalla ripida salita. Moltissime volte, alla vecchia, bolle l'acqua del radiatore e giungere ai cancelli del santuario senza inconvenienti è ambito traguardo di molti. Tra gli appassionati di montagna ed alpinisti ci si conosce tutti. Anche quelli che non sono tra i migliori sovente superano già difficoltà molto elevate, ma purtroppo per molti di loro il solo campo d'azione sarà limitato alle montagne del Biellese. Grandi, a volte orgogliosi i personaggi, mitiche le vie d'arrampicata, ma ahimè conosciute solo nella chiusa e stretta cerchia dell'ambiente locale. Mangia schiva. Bella schia, schia dal musca qui, Sì, al tempo è sciuri. Ma il ferz, è roba buona, È roba da arrivare dall'America, sai chi? Oh, un bel pentir che tira su, va. Sì, chi l'abita il pero, Pero grava. All'endure, Sì, Passare in mezzo. Allora vedo il coraggio lì. Già il nito la cavassa ben passata dalla parte da lì, ma al pero la passa proprio diretta. Uno scalatore fortissimo, allievo di Emilio Comici, nello sfascio dell'8 settembre 1943 raggiunge Biella e si insedia nell'ambiente alpinistico locale. È un sesto gradista abituato agli strapiombi delle Dolomiti. Si chiama Nito Stajic. Le sue vie saranno temuto banco di prova per le generazioni future e proprio attorno agli anni 60 i più preparati e coraggiosi si avvicinano alle sue vie. Un concetto nuovo della scalata, dove il gesto, il passaggio, finiscono per avere più importanza della cima della montagna stessa. Vieni Massimo. Io. Gira per la testa al su, va una specie qui. Bravo. Io come i maschi. Guarda cheese, mola che ne sia. La mia tirata va. Non c'ho un melì. Faccio smartello, sbiga la mia calamita, prendete che sì. C'è un po' giusto. Nito gestisce l'albergo Savoia al lago del Mucrone. Nelle vicinanze, una breve parete strapiombante presenta un tetto di quasi 7 metri. Nito lo supera, ma con un percorso che devia leggermente a destra. Si innesca la competizione. La scommessa è passare al centro. La vince Peru Grava con un capolavoro di chiodatura, sesto e A3. La via diventa una tappa obbligatoria. Bisogna provare. Bisogna passare di lì. Al Mucrone l'inverno è l'occasione ghiotta per avere neve e ghiaccio a portata di mano. Ad Oropa le funivie vivono il loro migliore periodo, una sorta di belle époque paesana, dove Biella diventa un po' Chamonix, un po' Cortina. La seggiovia del cammino offre la possibilità di farsi delle discese bellissime. Vengono organizzate importanti competizioni. Al Savoia e dagli altri rifugi non manca certo la clientela. La zona è frequentata da molti sciatori, che spesso sono anche scalatori.
La passione per la scalata invernale si sviluppa in questo contesto, di gente semplice, tecnicamente preparata, che senza nulla pretendere è pronta a passar le feste a faticare in montagna dopo una settimana dura che sovente finiva solo al sabato sera, per riprendere senza nessuna pietà all'alba del lunedì. Il tetto è una prova dura. Si fatica come bestie, appesi alla corda che sega le reni, ma bisogna farcela. Lì sotto gli occhi di tutti non è ammesso fallire. Chi passa questa riga non torna più indietro. Stretti dal nodo obulino, appesi ai precari chiodi lasciati dal Peru, l'avventura si fa subito saporita. Anche nel suo piccolo non mancano le difficoltà. Ormai sono arrivato. Cioè, blocca lì. Chiamatite i vischicine per andare da qui per bere, però hai un clima, hai un clima che è eccezionale. Se vuoi fuma Santa Ste, ognuno su non prende da fende una, che sia della fioca, che sia dal misto, qui tu mai rampone tu guarda che bello, poi ho che mesco i canai là con la schiena, con la schiena da sola, né? Perché mo da piedere? Ma pardon per lì. Poi la capa freschina. Ma visti sono si ben. Avete visti si pesante, eh. Guarda, a cauda montagna la mai morti a niente. Potremmo stare tranquilli. Visti sono si ben, più una piccosa e più una gran pum. E i ghetti tutti, i guanti. E sì, no, profe tu, ma al tavolo bello, fuma che niente fai. Te qui fuma. Stasera che struma lì al Butalin. Io di Zoom fui a Guiao che avevo su fuma una bella squadra. E Santa Steo per leggere al disdè Natale, andiamo qui. Così lo fai, eh? Da là. Ciao, ciao, ciao. Poi fumo, mangiamo un sangue, si chiama. Oh, sì. Fino a birra. Ben a brea, mi raccomando. Sì. Ben a brea e panini. Sì, panini e panini a brù, via. Sì, va bene. Io fumo il cappello almeno per mangiare. Sì, va. Il Buttalino è una strana fontana in pietra posta proprio dove c'è l'incrocio che, salendo a destra, porta ad Europa e girando a sinistra porta al piazzo. Lì, d'angolo, c'è lo storico bar da sempre punto di ritrovo dei montanari e degli alpinisti, non dei campioni, ma quelli normali, che senza alcun fanatismo accompagnavano il ricordo di una bella gita con qualche birrino e qualche cantata. Allora anche io ho visto proprio una bella via da te fare. A te.
lì davanti al Cucru, proprio solo all'acqua, ma le belle da mano. Ma in Duma, allora. Allora, un'altra domenica c'è capo, così, e non va bene. Ma per Duma, è sicuro. E passa mia carriere. Dai, da buon. Te che in Duma anche Patri? Hai successo a me che le sia niente tan difficile. Ma speruma ben va. Ti Massimo, per una diga? Ma sì, sta tranquilla va. Però non ti neanche in quella maniera la fumo. Okay. Va bene. Adesso siamo da Troy Out. Arrivo da essere santuare. Come sarà arrivato? Guardi là. Ho già. Hai sentito arrivare, meno male. Lasciata la funivia da qualche minuto, è d'obbligo la tappa al rifugio Savoia per consumare il rito della colazione. È domenica per tutti. L'avvicinamento è breve e la neve è dura. Al piacere del caffè non si può rinunciare. No.